Ma ciao a tutti, anche oggi siamo qui su Frozen, con un ultimo video dove parlerò stavolta di alcuni dettagli nel film che solo gli adulti avranno notato. È vero che è un film per bambini principalmente, ma cerca in qualche modo di intrattenere anche un pubblico adulto. Quindi se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo pure questa top veloce ma intensa. Ah, ovviamente fate un bel giro sul canale di gaming e anche sul canale Twitch ufficiale prima di mettere un bel mi piace anche qui. Partiamo! Numero 1. Il primo Frozen era stato altamente criticato sul fatto razziale, infatti tutti i personaggi erano di razza bianca, detta in poche parole, e in modo grezzo. Disney nel seguito del suo film ha dato ascolto alle parole di tante mamme e tanti papà che volevano insegnare ai loro bambini anche le diversità razziali del mondo. Così nel mondo di Arendelle hanno inserito molti personaggi diversi tra loro. Primo tra tutti il luogotenente Matthias, un afroamericano, diciamo, la cui voce è data dal famoso attore Sterling K. Brown. Poi non finisce qua, abbiamo anche un clan di indigeni della foresta che rappresenta una precisa cultura presente nella Scandinavia, cioè la cultura Sami. Numero 2. Tutti quelli che conoscono Olaf sapranno benissimo che scherza molto e propone situazioni alquanto bizzarre, che a volte vanno capite dal profondo nonostante la semplicità. I bambini hanno adorato il suo genere di comicità, ma gli adulti un po' meno nel primo Frozen. Non era apprezzatissimo da questi ultimi. In Frozen 2 però la situazione è cambiata di molto. Non è più un pupazzo ingenuo, anzi scherza anche nei momenti in cui non dovrebbe. Per esempio quando Elsa e Anna hanno trovato la nave distrutta dei loro genitori, piuttosto che consolarle ha fatto delle battutine alquanto fredde. Quando hanno detto che c'era uno scompartimento in cui non entrava l'acqua, quindi waterproof, lui ha risposto «Ma perché non hanno fatto tutta la nave waterproof?». Ha anche detto la frase «Ve l'avevo detto che l'acqua a memoria» in un momento veramente inappropriato. Insomma, gli adulti non l'hanno presa bene, nonostante la Disney avesse provato a creare un Olaf più maturo. Numero 3. Una delle rivelazioni più grandi arriva alla fine, quando Elsa scopre cos'è successo al bosco e al vecchio regno di suo nonno. Tutto è cominciato perché quest'ultimo era un colonizzatore e un combattente orgoglioso e diffidente, pianificando una strategia per distruggere il popolo della foresta incantata. Tutto questo perché credevano nella magia, cosa che andava in contrasto con le idee di suo nonno che temeva l'avrebbero usata per distruggerlo prima. Così ha costruito una diga per farli morire di fame, ma prima di raggiungere il suo obiettivo ha preferito uccidere il re degli indigeni. Perché vi dico tutto ciò? Perché Frozen 2 è stato aspramente criticato su questi aspetti, che parlavano di colonialismo bianco, un po' di ignoranza religiosa secondo alcuni e argomenti fin troppo maturi e profondi per dei bambini da capire. Numero 4. Se c'è una cosa che Frozen 2 riesce a spiegare bene è questa: ama te stesso. Infatti anche il primo capitolo della serie riportava questo messaggio. Il viaggio di Elsa la conduce nei posti più incredibili e strani per capire il significato della sua vita e trovare qualcosa, finendo per capire che quel qualcosa era sempre stata se stessa. Dall'inizio del film lei sente una voce che nessun altro è in grado di sentire, scopre di avere poteri immensi e di poter dominare pure i quattro elementi, cercando poi un ultimo elemento importantissimo per completare il puzzle. Un quinto elemento che è stato sempre dentro di lei ad aspettare. Il film ci insegna quindi che è importante prendersi cura di se stessi. Non importa se si è piccoli o adulti, nella nostra vita dobbiamo almeno una volta di tanto in tanto ricordarci che siamo importanti. Numero 5. Nonostante in tanti abbiano chiesto una storia d'amore per Elsa, la Disney ha ignorato le richieste, mandando però avanti la storia di Anna, che sin dal primo Frozen è stata quella più concentrata sugli uomini e sull'amore. Infatti anche da piccola era la prima a notare certe cose. Da adulta è felicemente fidanzata con Kristoff e si sbaciucchia di tanto in tanto con lui, cosa inusuale per un film Disney. In una scena in particolare Olaf e Elsa stavano dormendo e Anna ha chiesto al suo ragazzo di fare delle cosucce in privato. I bambini avranno di sicuro capito che voleva solo sbaciucchiarselo, ma gli adulti sanno benissimo che non è solo quello che si fa in privato. Con questo concludiamo, ricordatevi assolutamente di mettere un bel mi piace e commentare per farmi sapere cosa ne pensate di Frozen 2, che intanto è arrivato al miliardo di incassi, rendendo la Disney la casa produttrice di più film da $1 miliardo al mondo. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.